Ok? E da qua oggi parte questo spirito rivoluzionario che vada in tutti i romani, dato che questi romani sono 3 milioni e qua oggi non ci sono. Non ci sono per tanti motivi, ragazzi. Non solo perché magari, perché forse non lo sanno, perché ci hanno rubato 3 volte il gruppo, lo sapete cosa è successo, no? Hanno cercato in tutti i modi di deviare. Ci sono anche persone che stanno, che hanno lavorato per dire che noi oggi eravamo a Montecitorio, sapete tutto, no? E dico, ma chi l'ha detto? E perché così? Perché Facebook era cagata, ok? Facebook è diventato una cosa che non era il Facebook del 2013. Insieme a tanti amici blogger, lo sapete tutti quanti, abbiamo portato milioni di persone nelle piazze. A partire dal 9 dicembre, 10 dicembre, 11 dicembre, dove in tutta Italia era successo qualcosa che non è mai successo prima d'oggi. E cos'è successo? Che il sistema si è attrezzato. Ha detto, allora, se questi quattro pirla riescono a portare migliaia di persone in piazza, cosa facciamo? Compriamo il web. Compriamo il web. E hanno iniziato piano piano a comprare i blog, a comprare le pagine Facebook, quelle grosse, tutti sapete di quali pagine stiamo parlando. I miei colleghi che sono uno e ai Caraibi che sta vivendo di questo. È la verità. Non dico il nome, ma vi immaginate già chi è. 1.300.000 iscritti, non sto parlando di paginette così. Li hanno comprati. E chi non è stato comprato lo hanno chiuso. L'esempio di Claudio De Marco, uno dei blog più esperti nella materia, non solo del signoraggio bancario, dell'inganno dei banchieri, di questi politicucci. Lui ha svelato diverse notizie che il web non diceva più perché. Perché se tu sei un banchiere, se sei Rothschild o sei Soros e hai miliardi e miliardi di dollari, quanto ci costa andare, che ne so, da lui a dire guarda qua ci sono 50.000 euro? Cosa fa lui che non lavora, che è un blogger? Se li piglia, capisci? Quindi capito questo sistema abbiamo capito che non si poteva più replicare il 2013, dove anche loro delle questure non si aspettavano, ma anche noi in tutta Italia abbiamo sempre dimostrato che siamo persone pacifiche, persone non violente, persone che sono determinate e mai come oggi bisogna rendersi conto che o ci votiamo o moriamo, e, ma sul serio, eh? Proprio perché se siete qua siete risvegliati, avete capito l'inganno non solo della BCE, del Parlamento Europeo, che è un inganno e una truffa, che non rappresenta, perché non esistono gli Stati Uniti d'Europa, non esistono, è una menzogna che ci hanno detto fin quando io andavo ancora a scuola, dal 1993, chi è della mia età lo sa, ci parlavano dell'Europa, è vero o no? Ragazzi, entriamo nell'Europa, ci salveremo, saremo il paese, torneremo a splendere. Mi ricordo io, c'era Oscar Luigi Scalfaro, che disse proprio questo, nel messaggio di fine anno, di quell'anno disse, sarò l'uomo che unirà l'Italia, l'Italia visorgerà, sapete no? Chi aveva l'era? Io me lo ricordo, cosa vuol dire? Che avevano già inventato la prima crisi del 94, perché? Perché avevano appena fatto il trattato di Maastricht del 92, dove vi abbiamo letto in diretta Facebook cos'è il trattato di Maastricht, parlava di tutto eccetto dell'economia. Il trattato che hanno firmato i nostri governanti nel 92, no, hanno firmato un trattato sulla base di menzogne, non parlavano di euro, non parlava di moneta unica, non parlava di Ministero dell'Economia, non parlava dell'invadenza del Parlamento illegittimo europeo che ci diceva cosa doveva fare. Prodi si è inventato il patto di stabilità, ragazzi, andate dai vostri sindaci a chiedere cos'è il patto di stabilità. Non possono governare neanche i sindaci, sindaci belli, sindaci brutti, non ci interessa. I prefetti cosa hanno fatto adesso? Stanno facendo una violenza nelle città, non informando neanche i loro sindaci degli arrivi di queste persone, poverine. Ma dietro questi arrivi, a differenza degli anni che c'era comunque Berlusconi che aveva fatto questi grandi centri per loro, tutti in un posto solo, sapete no? Perché li hanno divisi nelle città? Perché nel mio paesino di 4.000 persone abbiamo 100, quindi il rapporto è 4.100. E l'hanno fatto perché? Perché questi vi sembrano morti di fame, a noi sembrano tutti palestrati come lui, gente che ha il cellulare, che quindi gira nelle nostre città e mentre voi vi fate i fatti vostri, quelli vi registrano, voi non lo sapete. Loro girano nelle città con la bicicletta e cercano di capire chi è che comanda quella città, chi è che comanda quel paese. Ma è così, ma lo so che la gente non ci crede. Ancora così come non ci credeva nel 2003, quando era uscito l'euro e io insieme a altri pochi
pochi cittadini italiani, non c'era web, eh? 2003 non c'era Facebook, eh? Non c'era un cavolo, nulla. Siamo andati nelle città a parlare di queste cose dell'euro, a far vedere alla gente la moneta, che c'era la C di copyright. All'ispettore gliel'ho fatto vedere prima, l'ispettore. Non lo sapeva manco lui. Avete capito? Cioè la gente che lavora... Non gliele dicono questi. Perché se glieli dicono... Se glieli spieghi, si incazzano pure loro, capisci? Allora il nostro compito è stato dal 2003 a oggi a spiegare la truffa dell'euro. Ma sicuramente se tu vai nelle piazze delle città, dove la censura è peggio delle... Qui c'è Vlad, sai che... È in questura. La questura, Vlad. Domani mattina saremo di qua, dalle 8:30 9, in fila per due, a portare la denuncia contro i banchieri. Questa è un'arma democratica, la nostra arma è quella. Oggi dovevamo essere 1 milione. Ognuno di voi dovrebbe rappresentare la parte mancante. Quindi la colpa non è tanto... della censura, che sappiamo che siamo sotto censura. Ci sono persone come noi che negli anni 20, 30, 50 anni fa sono state ammazzate per questo. Fastidio andare a dire, ragazzi, noi vogliamo essere liberi e indipendenti in uno Stato sovrano. Avete visto la Catalogna? Ora parte Soros, lasciate parte Soros. Ma questi hanno spiccato il mandato d'arresto per un Parlamento comunque legittimo, perché? Perché se il popolo riunito decide e elegge i propri rappresentanti, tu come fai? L'Europa, ma come fai te? Come si fa a prendere ordini da un Parlamento europeo che non esiste? Non esistono gli Stati Uniti e gli Stati europei. Non esistono, perché ogni Parlamento segue uno Stato, segue una nazione, una Costituzione. Dove è la Costituzione del Parlamento europeo? Sapete qual è la Costituzione? Del Parlamento europeo? Sono i banchieri. La Costituzione loro non è come la nostra, che parla di democrazia, diritti, doveri del cittadino. Loro ci hanno imposto una moneta privata, e ci sono qua in Italia, soprattutto a Roma, persone così potenti che comprano tutto. Ma si sono sbagliati, perché siete qua voi oggi e nelle città oggi sono a Cagliari, vediamo cosa succede a Cagliari, Bolzano, domani iniziano a scendere le altre città. Voi siete la testimonianza che loro non possono vincere. Voi siete quelli che state dicendo oggi avete fregato tutti, ma mica 60 milioni di italiani, 400 milioni di europei, ragazzi. E mica tutti hanno preso l'euro, Noi italiani l'abbiamo preso perché i nostri governanti eletti dai cittadini sono stati ingannati come nel 1947 dicembre, ci abbiamo la Costituzione. Ma secondo voi, mettetevi nei panni dei vostri nonni, mettetevi un attimo nei panni dei vostri nonni, le famiglie hanno contato i morti in casa, arrivavamo dalla sconfitta. Secondo voi, mettetevi un attimo, tornate indietro nel tempo, vi interessava più leggere la Costituzione che avevano appena emesso, o vi interessava più ricostruire la vostra famiglia, seppellire i vostri morti e dire adesso cosa facciamo? Non ci abbiamo un cazzo, non ci abbiamo nulla. E gli americani cosa hanno pensato bene di fare? Vediamo noi, ragazzi. Ecco là l'inganno, io lo chiamo demonio, lo chiami bestia. Perché se tu non hai niente, cosa fai? Non hai niente. Lo Stato cosa ha fatto? Il patto col diavolo, hanno fatto un patto del diavolo. Dove 1.400.000 dollari, ragazzi, nel 46 sapete quanti sono? Nel 46 stiamo parlando. Non stiamo parlando di lire o di euro. Hanno firmato. Cosa dovevano fare? Se tu perdi la guerra, solitamente vieni invaso come i russi, capisci? Russi. Cosa hanno fatto? No. L'accordo era, la Russia si piglia il blocco dell'est, ma l'Italia perché non è stata invasa da Mosca? Perché non è stata data ai russi nel comunismo? Secondo voi, se c'è qualcuno che lo sa, qualche professore me l'ha detto? Perché noi abbiamo il Papa, noi abbiamo la Chiesa. Noi abbiamo la Chiesa e ha detto negli accordi che hanno firmato tra vittoriosi, quindi anglo-americani, stiamo parlando di Churchill, stiamo parlando della storia, ha detto ragazzi l'Italia ce la teniamo noi, e per quello che siamo una colonia americana. Noi siamo una colonia americana, certo. Ma mica da adesso, dal 1948 quando noi siamo stati così. Ma se ti metti nei panni dei vostri altri, ma che cazzo per fare la Costituzione, dammi da mangiare. È arrivato il frigorifero, ragazzi. È arrivata la macchina, la televisione, eccola qua.
Ci sono le pubblicità, le prime pubblicità della RAI, se andate a vedermele, che non si chiamava RAI ma si chiamava Luce, che diceva: tu non hai niente? Le fene non esistevano, eh? Lo sapete voi. Voi dovete parlare con i vostri nonni, non schiaffare dei pensionati e lasciare là che muoiano. Dovete portarvi i genitori in casa e parlare con loro, con i nipotini, e vi spiegano che questi qua non avevano nulla. E la pubblicità, una cosa che si chiamava televisione, mio padre mi ha raccontato che lui, nella Torino degli anni, diciamo dopo guerra, 50, con i suoi amici, non sapevano cos'era la televisione, no? Si fermarono davanti a questa vetrina dove c'era una televisione che era gigantesca. Dico: che cavolo è questa? Loro sapevano che esisteva il cinema e si sono fermati lì così. E questo è stato l'inizio, ragazzi, quello è stato l'inizio della nostra rovina. Perché all'inizio la televisione serviva a insegnare l'italiano, così ce l'hanno venduta la televisione. L'analfabetismo negli anni 50, quante erano i tassi? Adesso non lo so, ma era superiore al 50%, perché la gente era già tanto se faceva la terza elementare. E ci hanno detto: no, la televisione impariamo l'italiano, ve lo ricordate? Tutti hanno imparato l'italiano. Ma dopo quello cosa è successo? Vuoi la macchina? Vuoi che macchina c'era nel 50? La Balilla, che cavolo c'era? La Fiat. Ascolta, mettetevi nei panni dei vostri nonni. Dove? Magari c'è un figlio che è morto in guerra, l'altro è stato arrestato e in Russia. Mi dai la macchina? Gratis. Voi avete capito? L'inganno. Ciao Gianluca. L'inganno. Non avevi nulla e ti viene a dire, te stato italiano, mi viene a dire: ragazzi, non è come prima che se tu c'hai i soldi in tasca vai dal rivenditore e ti compravi la macchina. E gli anni 50 chi si comprava la macchina, ragazzi? Nessuno aveva la macchina, non ce l'aveva nessuno. Si sono andati a dire: tu puoi avere la macchina, ma non mi devi dare niente. Allora mettetevi nei panni, ma come non ti... ma sei sicuro? E la televisione tutti i giorni diceva: tu puoi comprare a rate, puoi comprare a rate, stai tranquillo. Sono arrivati i soldi degli americani, possiamo ricostruire il nostro Stato. Allora hanno iniziato a fare che cosa? Aprire le fabbriche. Le fabbriche che prima di quegli anni là non c'era diritto. Non so se voi parlate, voi dovete parlare con i vostri nonni, ciao Roberto. Dovete parlare con loro, perché se voi non ascoltate la storia, non possiamo capire oggi, non possiamo capire perché è importante oggi andare a svegliare il popolo italiano che dorme, dorme, dorme. Perché la colpa è nostra, perché se tu queste cose le sai, la colpa è tua se non glielo vai a dire a tuo fratello, al tuo vicino di casa, la colpa è tua. Per quello Vidi Vendetta ti dice: se cercate un colpevole non hai che da guardarti allo specchio. Perché se gli fai questo discorso qua, rimane così, dici: ma veramente, è la storia? Allora nel momento in cui tu vai a lavorare, finita la guerra, c'hai un lavoro, hanno dato lavoro a tutti ragazzi, io vi sfido a dirmi qual era la percentuale di disoccupazione del 1950. C'è qualcuno che lo sa? Qualche studioso qua? C'era uno? C'è un assistente di un professore, dov'è? Che ci ho parlato prima. E sa che è già scappato via. Di economia. Me l'ha detto lui. Zero! Va bene? Zero! Non esisteva la disoccupazione. Hanno... Questo è stato... La televisione... Entravano nelle case degli italiani. Ragazzi, dimentichiamo la guerra. Quando voi avete un lutto in famiglia, grave, cosa fanno i vostri parenti e amici? Non vi distraggono? Non vi portano via di casa e vi dico: facciamoci un giro, ragazzi, non ci pensate a questo. Non ci pensate alla morte che era dentro casa vostra. Milioni di morti, noi abbiamo perso la guerra. Allora gli hanno detto: ragazzi, noi, il nostro modello sarà quello americano. È così, è inconfutabile, non perché lo dico io, lo dice la storia. Ma se noi avessimo degli insegnanti nelle scuole medie, nelle superiori, che dicono queste cose, i ragazzi si svegliano e dicono: ma veramente, non ci credono. Perché raccontano la storia come vogliono loro, a pezzettini. Io me lo ricordo, a pezzettini. Ma io ero uno curioso e mi facevo sempre le domande, rompevo sempre le palle, che devi stare un po' zitto, perché io ragionavo già diversamente a 14 anni. Dico: ma che mi stai dicendo? Perché entro dentro la storia, ci penso un attimino, mi immedesimo in quelli dei, che ne so, dell'Ottocento, no? Allora questo, se voi sapete che è stato un inganno fin dal 1947, quindi 48, no? Siamo una colonia americana. Ma dagli americani cosa vi aspettate voi? Peace and love? Vi hanno venduto quello? Eh sì, invece sì. Perché i figli di quelli della guerra
sono i figli dei fiori degli anni 70, le rivoluzioni sono perché? Perché lavoravano tutti, alla fine hanno capito gli italiani, avevano la macchina, iniziavano ad andare in ferie, vi ricordate la 500, la 500, 500 è l'esempio lampante, la Fiat, un'azienda comunque nata, no, da una famiglia storica, finanziamenti, miliardi di lire, la gente se lo dimentica, se lo dimentica, sono di Torino, quindi ve lo dico io, no? Avete capito? E per concludere il discorso della Fiat, non sono da arrestare solo questi qua tutti. Il signor Elka, io spero che manderemo un mandato d'arresto. Signor Marchionne è un altro della cricca. Perché tu non puoi Fiat dopo 100 anni, dopo i soldi finanziamenti dello Stato, quindi dei cittadini italiani, dei vostri genitori hanno pagato le tasse alla Fiat. E piano piano ci ha ingannato. Prima la produzione in Polonia, poi di qua, poi di là, arriva Marchionne, perché c'è la crisi inventata da loro, dai loro datori di lavoro, e la testa della Fiat me la mandi in America, come dire, voi italiani vi abbiamo ciucciato abbastanza, vi abbiamo fregato, non ci abbiamo più cazzo da fare, perché è meglio la manodopera straniera che mi costa la metà e voi mi rompete le palle, perché iniziavate a ribellarvi. Torino è la polveriera, no? Come hanno fatto? Vi hanno messo Monti. Noi, poveri stronzi, e ci sono i testimoni, nel 2012 vi abbiamo detto queste cose. Paolone, vieni qua Paolone. Nel 2012 a Milano, a Verona, dove Massimo? Là, in Piazza dell'Arena, andate su YouTube, c'è scritto, ci sono i video storici dove diciamo queste cose nel 2012. E la gente cosa faceva? Andava dritto. C'è un bellissimo video, andatevelo voi a vedere, Catena Romana, Verona, Piazza Bra. Eravamo sotto la statua, non mi ricordo di chi, c'erano tutti questi veronesi, no? Tutti belli vestiti, la Piazza dell'Arena, la piazza, come dire, che ne so, Piazza Castello nella Torino, qui nelle vie centrali, no? E noi abbiamo detto queste cose, pari pari. Sapete chi c'era dall'altro lato della piazza? L'abbiamo detto dalla diretta, dai. L'abbiamo detto. C'era il 23 settembre, mi sembra, tu non c'eri. A Verona, della Piazza dell'Arena. Dall'altra parte della piazza c'era un signorino, tipo lui, che si chiamava Matteo Renzi. E dall'altra parte della piazza c'erano i veronesi, quelli per bene, che lui partiva quel giorno, noi non lo sapevamo, partiva quel giorno con la roulotte, ve lo ricordate, il primo giro, che lui perse contro Bersani, no? Ma io andai da uno della Digos e dissi, ci possiamo andare a parlare un attimo, volevo fargli la domanda del sillogio bancario, no? Della Digos, andare a Tenderini perché adesso loro sono stati qua. Noi siamo qua, cioè eravamo, non so quanti eravamo, no? Non ce l'hanno fatto. Allora io gli ho mandato una sfiga della Madonna e difatti ha perso con Bersani. Fate l'applauso, che cazzo. Quindi sappiate che era colpa lui, va bene? Di tu c'eri, e già Gabriele c'era. Lui è testimone, ti ricordi? Che abbiamo mandato la Digas all'11, scusami. Però capite che queste cose qua noi le diciamo da anni, e quando dalla nostra paginetta del cavolo, e lui, fategli l'applauso, è uno dei 5 fondatori, aveva 18 anni quando l'ha aperta, Gabriele, alza le mani, aveva 18 anni sto ragazzo, e quando noi dicevamo queste cose, su Facebook, una paginetta del cavolo, quanti eravamo nel 2012? 20.000, 30.000. E abbiamo lanciato il 29 settembre del 2012, non ci conosceva nessuno, perché Facebook non era il Facebook che c'è adesso. Comunque era un nome strano, che cazzo vuol dire Catena Romana? Cioè questi sono pazzi, no? Ma che vuol dire? La curiosità è stata tanta che noi, cosa abbiamo fatto? No, non essendo un partito, un movimento, nessuno, un'idea. Abbiamo detto a loro, a tutti, trovatevi il 29 settembre davanti a Montecitorio, non vi diciamo l'ora. E giuro, è tutto scritto dalla pagina, al segnale andate davanti al Parlamento e aprite le tende. A un certo punto io ero dall'altra parte e ai tempi non potevo andare a Roma perché tanti non lo sanno. Quando ad aprile noi andammo a Montecitorio con loro 5, c'era la tenda o no del Gaetano Ferrieri, ve lo ricordate? Noi siamo andati là con la tenda, volevamo metterla davanti a lui. A lui gliel'hanno lasciata, a noi no, ci hanno portato via. Io per 3 anni non ho potuto mettere piede a Roma, teoricamente, tanto lo sapevano che io. Pensavo io, dicevo, guardate che sono la manifestazione di quella casa, siamo andati, c'è un video davanti a Montecitorio, che il decreto, io vengo, ma perché io non posso parlare davanti al Parlamento, e lui per una tenda che non abbiamo aperto,
perché gli davamo fastidio, no? Cos'è successo? Che il 29 settembre, verso le ore 10, è arrivato Massimo di Arezzo con la bomba di Maradona. Dietro al Parlamento l'ha accesa, boom, un botto, ragazzi, allucina. C'è il video che dimostra questo. 700 ragazzi, o 1000 quanti erano, sono arrivati là, facevano finta di essere turisti e hanno aperto le tende. Noi abbiamo dimostrato nel 2012 che la resistenza pacifica funziona e non c'era l'autorizzazione, mannaggia la miseria, ma se eravamo anarchi i soggetti sociali ci avrebbero sparato a vista, capito? Ma ci conoscono loro, lo sanno chi siamo e diamo più fastidio noi che siamo pacifici che non due anarchici che arrivano con una pietra, cosa fai? Ci spari, no? Lo picchi, che cazzo devi fare? Ma questa idea è l'idea della verità e l'inganno è stato talmente grosso, talmente planetario, che hanno fottuto milioni di europei. E chi è crollato per prima? La Grecia. E Prodi e Monti hanno avuto il coraggio di andare a porta a porta, per quello che io mi incazzo non vedo l'ora di andarci, ma mica per fare la trasmissione, per arrestare Bruno Vespa, capisci? Quello va arrestato. Quello va arrestato. Ciao. Da dove arrivate? Latina. Capite cosa voglio dirvi? Monti è andato in televisione a dire la Grecia è il successo dell'euro. Prodi ha detto una cosa del genere. Io non dovrei urlare che mi sarà pressione, ma come fai a non urlare? E gli italiani così da casa. Ah, l'ha detto la televisione. L'ha detto Monti. Mia madre stessa, anzianotta, quando ha visto Monti, dice, Madonna, che bravo, che culo che abbiamo avuto. Dico, mamma, ma sei sicura? Adesso ti spiego un attimo che cazzo è. È stato lo spread. Mia madre. Ma perché loro ti fottono così? Loro davanti sono tutti belli, con la giacca e la cravatta, sanno parlare, sono educati. Sono educati. Adesso perdo 20 secondi solo. L'amministratore nostro di condominio, l'amministratore, che tra l'altro era nella lista del PD, del paese vicino, dove c'è l'onorevole, amico di fatta lui, no? Questo ce l'abbiamo da 2012. E tra l'altro il cugino di questo che ha costruito questo palazzo è scappato a Dubai e ha lasciato casini con le banche di Liguri. Vi ricordate che la banca Liguri ha fatto casino, colpa sua, perché le banche gli hanno dato milioni di euro e lui non le ha più pagati, capisci? Lui, questo qua arriva all'amministratore di Liguri, ma quindi mi piace, però i miei, dice, questi condomini erano uno di Torino, l'altro di là, mi dico, ragazzi, dopo due anni io ho quale mail l'amministratore nelle mail e dico a tutti quanti, come mai la parcella di sto amministratore viene sempre pagata e tu mi lasci i debiti della scelta? C'era andato. E ho scritto nelle mail, signor amministratore, io lavorerei, cambia, io ho scritto di fronte agli altri e non aspettiamo le pratiche perché c'è una pratica in corso del comune. Ma ragazzi, due mesi fa arriviamo, questo ha rubato 1,5 milioni, 2 milioni di euro, questo amministratore, ma se voi lo vedete ditelo, faccia d'angelo. Allora vediamo che c'è uno che si chiama faccia d'angelo. Mario, c'è la faccia d'angelo, vieni qua. Mario arriva, vice responsabile del Friulezze Giulia, facciamogli l'applauso. Allora, se fosse il vostro amministratore, vi fidate di Mario? C'è una faccia simpatica? Sì. Dite, non penserete mai più, no, che lo stronzo che ci ruba 1,5 milioni di euro. No, no, no. Capite cosa fanno? E per farti l'esempio, i politici che voi vedete per televisione o nei cartelloni o per strada, ciao, da 70 anni, fanno i corsi. Chiedete alla Digo. Chiedete a loro se non gli fanno il corso quando vanno in polizia. Quando poi fanno carriera, se non gli fanno fare il corso. Paolo, silenzio. Se non fanno il corso di comunicazione, se non fanno quei corsi che sono obbligati loro a farlo, ma loro sono solo al servizio dello Stato. Il problema non è, il problema è che gli italiani sono fessacchiotti, come mia madre quando ha visto Monti, mi sembra una brava persona. Quando noi siamo andati, e questa è la storia, quando era ora di votare il capo dello Stato nuovo, e vi ricordo che Napolitano è stato scelto e votato per la seconda volta con la firma di Silvio Berlusconi, con l'accordo, però
o parli te o parlo io, già io ho difficoltà, se parlate. Allora, Berlusconi fece l'accordo con Renzi, anzi no, con Renzi, per rivoltare Napolitano. Vi rendete conto, ragazzi? Quando era ora che Napolitano non faceva più comodo e comunque ha già fatto troppi danni, si sono messi d'accordo e hanno fatto la riforma insieme, Renzi e Berlusconi l'hanno firmata insieme, ve lo ricordate? Il patto del Nazareno. Hanno votato Mattarella. Mattarella, Sergio Mattarella, che vi abbiamo detto in una diretta che è stato eletto sotto la Margherita a Bolzano, Iorma me l'ha spiegato, ero lì. Faccio no, no. Guarda che Sergio Mattarella, non mi ricordo che anno era, quando c'era la Margherita, l'utente, il pirla là, si è fatto eleggere a Bolzano con le firme false, 2000 firme false c'erano, tutto documentato, andate su internet. Sergio Mattarella, sapete cosa è successo per tamponare questo incidente diplomatico? Era successo nelle altre città. In Parlamento, andate a vedervi i lavori parlamentari, hanno depenalizzato questo reato, ripeto, hanno depenalizzato questo reato, perché il piano era in corso, Mattarella doveva essere eletto in Parlamento, là. E questo arriva dalla Consulta, ragazzi, questa è la Consulta, non abbiamo avuto tempo per fare la diretta per spiegarvi la struttura dello Stato italiano, che è la seconda parte della Costituzione, articolo 55-139, no? Che vi hanno detto, leggetelo, capite ragazzi, le facce d'angelo. I vostri direttori di banca raramente sono antipatici, vero? È raro, perché devono mettere uno là, simpatico, che ti mette la supposta un metro, però tu, ah, che bello, godi pure, capisci, sei pure firma. E allora, ritornando al discorso degli anni 50, è tutto un inganno, ragazzi. Quando capite questo concetto, cosa vi viene in mente? Ma allora noi di oggi, no? Che cazzo c'entriamo se i nostri nonni hanno perso la guerra e hanno detto, vabbè, la Costituzione, va bene, però l'importante è che mi dai lavoro, mi dai la macchina, mi dai le cose. Cosa hanno fatto? Non basti di quello che ci hanno fatto, e il debito era suddiviso già, il primo debito pubblico, ve lo ricordate il lire voi? C'è qualcuno che se lo ricorda? Quanti minchia di miliardi erano di lire? Ma chi ha fatto questi debiti? Ma se tu vai a lavorare e paghi le tue rate del cavolo per la 500, chi ha fatto questi debiti? Erano già indebitati col nostro comunismo, va bene, pigliati resti. Hanno giocato a risico, ragazzi, chi sa giocare a risico, alzi la mano. Allora, imparate a giocare a risico. Hanno fatto così. Ha detto, allora, tu Mosca ti pigli tutto il blocco dell'est. La Germania, dato che ha perso, la dividiamo in due. Facciamo un cazzo di muro là sopra. Non puoi venire in Italia. La Turchia, mica scemi ai tempi, capisci? Ragazzi, bisogna conoscere la storia. E gli italiani, tanto sono mongoloidi, sono minchioni, non si lamentano mai. Ma sì, lasciamogli la Fiat, lasciamogli il... Come si dice quello lì quando uno... C'è l'economia che parte, il boom economico. E voi non avete niente, siete nel boom economico, ma che ve ne frega dell'economia. E difatti, i preti, i miei parenti, io ho dei parenti, preti, c'ho un vescovo pure, un beato, è vero. Cosa dicevano delle famiglie, auguri, cosa dicevano? Però uno, guarda che uno, è del 1700, è di Carrara, era il vescovo dei poveri, cercatelo, Giovan Battista del Derini, era il vescovo dei poveri, ancora oggi c'è una chiesa là che lo ricorda, la gente se lo ricorda, ed era contro il Papa, perché lui cosa faceva? Ha dato lavoro ai carraresi, andatevelo a vedere, questi sono persone sante, questi sono persone sante. I preti cosa dicevano ai nostri genitori? Ma no, tu vieni a messa, mi dai lavoro a me. Quando è ora di votare, cosa hanno creato? Hanno creato il contenitore giusto per assorbire i cattolici nella Democrazia Cristiana, sicuramente, e i compagni, i comunisti, nel PC. Vi hanno messo in gabbia, noi no, perché siamo giovani. Ci hanno ingabbiato, perché? Perché se gli italiani scoprivano l'inganno che c'era dietro il piano Marshall, ma porca puttana, succedeva un bordello, capisci? Vabbè, che ho perso la guerra, però, fesso sì, no, ma non cretino. E vi hanno diviso subito. Allora poi cosa è partito? Cosa serve? Cioè, ve lo ricordate, no? Don Camillo e Peppone, e perché l'hanno fatto? Perché così, il prete diceva, vota la DC, no, rompere i coglioni, sì, io voto la DC, guarda, venga sì, messa, vai tranquillo. E i compagni cosa hanno fatto? Esatto. E i compagni allora si incazzavano, dicono, la chiesa, il prete. Hanno creato la gabbia, le gabbie vi hanno creato. Mannaggia, voglio un po' d'acqua. Cosa è successo? Arriviamo fino agli anni 70. Qualcuno,
Le rivoluzioni degli anni 70 sono partite, ragazzi, non per colpa dell'economia, per colpa dei diritti. Ve lo ricordate? La gente in Fiat e diceva, mannaggia, lavoro, però cazzo, fammi fare che ne so, giorno di malattia, mica esisteva. Non c'era? Ma ci siamo tornati. Le otto ore, sì, le otto ore. Il nero, pensate che c'è solo adesso? C'era già, eh? Allora hanno combattuto, quindi è partito da un ideale di libertà e di giustizia. Poi è successo un casino, perché? Perché è arrivata la droga, è arrivata, perché cosa ha fatto il sistema? Il sistema, fatto che voi ci crediate o no, il sistema ha inserito le droghe. Sì. Le droghe pesanti. Dove i nostri, brava, dove i nostri amici, io ho amici di Torino, di San Salvario, chi è di Torino lo sa? Che zona era? Lo sapete? Dove sono tutti morti, dove nelle discoteche i ragazzini come mia figlia, dove ti davano le pastiglie gratis, voi lo sapete questo o non lo sapevate? Gratis. La cocaina una volta costava l'ira di Dio, costava 60-70 mila lire, era impossibile. È arrivato l'euro, cosa hanno fatto? L'hanno abbassato, perché è diventata la droga di tutti. Allora gli americani hanno detto, se gli italiani si svegliano sono cazzi amari. Queste cose qua non me le dice nessuno, me le sto dicendo io. Hanno inserito le droghe e hanno sospeso, hanno fermato gli animi, e la rivoluzione che è nata idealista è finita con i balli dei figli. E i cantanti, qualche cantante lo ha cantato nelle canzoni. Sono morti quasi tutti. Quella generazione là è la generazione morta. C'è la sorella di un amico mio che per colpa di queste pastiglie era andata, era una velina di Berlusconi degli anni 80, una ragazza bella. Lui abita a Susa, lui era una delle prime veline, non mi ricordo che nome era, ti sta la foto, gli è rincidulito il cervello, perché nell'ambiente degli anni 70-80 o eri così o eri un cretino. Allora, fatto questo, hanno smontato le proteste degli anni 70, e sono arrivati gli anni 80. Là, ragazzi, c'è bisogno di un leader politico che ricostruisse le macerie intellettuali, le macerie nelle fabbriche. E cosa hanno inventato? Il pentapartito. Hanno inventato Craxi. Il socialismo. Allora, non vuoi la democrazia cristiana? Non la voglio. Non vuoi essere comunista? Cosa facciamo? Facciamo la medivenza, facciamo all'italiana. Creiamo i socialisti ed è arrivato Craxi. Qual è la frase che dicono tutti adesso? Quando c'era Craxi, loro magnavano, ma... ci hanno fatto magnare! Avete detto voi, eh? Questo è il sistema! È il sistema! E come se ne andato in Italia, i giorni, io me lo ricordo benissimo, è uscito dall'albergo, era in pieno Tangentopoli, Di Pietro con l'altro pirla, che si incontra a Roma, l'avevo incontrato Di Pietro, mi è scappato per 5 secondi, porca puttana. C'erano loro, eh? C'erano, mi è scappato. Lo mandavo a fanculo. Ma lo mandavo a fanculo. Craxi è bastato, mi pare un gruppo come il nostro, eh? Andatevi a vedere su YouTube, andate Craxi le monetine. La gente come noi ha preso le monetine a 500 euro. Eh sì, ma sono da 500 lire. E gliela tirate a noi. Questo, facciamo finta che sia la moneta da 500. Craxi è uscito dall'albergo, gliel'hanno lanciata addosso. A Craxi. Domani mattina sai cosa ha fatto Craxi? È scappato da Mametti. Sono bastate le monete! Ragazzi, forse non ci siamo capiti, eh? Ai tempi sono bastate le monetine addosso a Craxi e questo è scappato da Mametti. La sapete la storia? Ce la sapete, no? Allora, anzi, da mano chi non sa chi cazzo è Craxi? Ditemelo. Vabbè, tu Gabriele lo so che lo sai. E sono scappati per le monetine. È tutto un inganno, un blef, ragazzi. Questi qua, se Craxi è scappato per le monetine, ma se ci mettiamo d'accordo, anche poche persone, ma queste le vanno a gambe levate, ragazzi. Perché lo sanno che sono dei figli di buona madre, non posso dire parolacce, ci sono i bambini. Se ti tappi le orecchie un secondo dico una parolaccia, ma bella pesante. Vabbè, il cardarello di che parla con l'altro. Avete capito, ragazzi? Ci hanno preso per il culo! Poi togliete. E questo, ragazzi, se voi capite l'inganno che hanno fatto al popolo italiano, supino, supino sto popolo italiano, supino su tutto. Il prete ti dice, ti dice cosa devi votare, a scuola ti dicono cosa devi votare, quando c'erano i centri sociali ti dicono cosa dovevi fare, la televisione, che cazzo pensi che abbiano fatto la televisione a fare che cosa? E l'ho spaccato in diretta per farvi capire, ragazzi, o è così o no, perché se voi siete qua, spero siate qua consapevoli del fatto che voi
voi avete capito cosa ci hanno fatto. Ma non basta saperlo, bisogna agire. Passiamo dalle parole ai fatti. E perché siamo qua davanti alla Procura di Roma? Perché tutti gli altri, anche noi nel passato, non avevamo capito questo passaggio. E allora andavamo a Montecitorio. Tutti i partiti, tutti i movimenti, gli anarchici, andiamo a Parlamento, perché il problema pensavamo fosse quello. Quando poi abbiamo conosciuto, unito tutti i pezzettini del puzzle, abbiamo guardato la cartina dall'alto, c'è stato qualcuno, io ho contribuito come potevo io, ciao Andrea, ci sono persone che sono state censurate, Patrizia, ma che sorpresa, ma guardate che roba. È così. Quando ci siamo detti, porca puttana ragazzi, qua è una cosa incredibile, come quando sei in guerra, no? Sapete che c'era Radio Londra, no? Che era l'unico modo che avevano per comunicare. Cosa facevano loro? Davano le informazioni necessarie per dire, guarda che quella pattuglia di nazisti sta là dietro, tu vai là e ci spari la pazzi tutti, capisci? Quella era Radio Londra, ma erano tempi in cui c'erano le armi. Adesso noi, hanno cresciuto persone, no? Anche noi, io sono stato il penultimo che ha fatto la naia, poi l'hanno tolta. Ma mica perché c'era la crisi, perché per risparmiare, eh? Io so che questo è un tasto difficile, ma è così, eh? Per tirare su generazioni col cellulare in mano che se gli fai bu, hai capito? Oh Madonna, mi ha fatto bu. Ma che cazzo, ma tu sai cosa vuol dire essere uomo o donna? Vuol dire sostenere le proprie idee. Ma non è colpa di questi ragazzi qua sono le vittime del sistema, i nostri figli. Vanno a scuola, cosa vedono dai loro compagni? Cosa vedono? Io, se vuoi, parlo con lui e ve lo dice lui. Che le ragazzine a 14 anni la danno, perché va di moda, eh? Le ragazzine si devono mettere il trucco, i tacchi, la gonna, quei pantaloni particolari, perché sennò non vengono accettati dalla società, è giusto? E perché se non vai in discoteca sei un cretino, ma scusa, ma se io me ne voglio andare a teatro, per esempio, saranno cazzi miei, allora capite che qua c'è da dare un'impostazione di un modello di società nuovo. Noi non siamo solo fini a se stessi dove diciamo il sistema non va bene, non va bene. Lo sanno tutti che non va bene. Ma se ci rifletti dici perché non va bene il sistema? Ma perché siamo noi che non andiamo bene. Io ho fatto un post una volta, ero incazzato io quella mattina e dico ma vaffanculo, ho fatto un post. E ho scritto, il problema dell'Italia sono gli italiani. Che quel giorno ho perso 10.000 iscritti. Ma che me frega, era vero, avevo ragione, capito? Cioè nella mia follia avevo ragione. Allora era dopo il 2013, quindi no? L'illusione della piazza, e dietro sapete chi c'era, noi è stato l'unico modo, ciao Antonio, che la direttrice di Sky qua di Roma mi chiama, mi fa Luigi cosa sta succedendo nelle piazze, perché noi avevamo il polso dei presidi, ce l'avevamo noi, ogni 7 secondi della nostra pagina arrivavano i video dai presidi di tutta Italia, le foto, e non andavano di là nell'organizzativo, perché erano dei coglioniti e non sapevano cosa fare, venivano da noi. Noi di notte siamo partiti, siamo andati a Genova da Lorenzo Pupeschi a prenderlo e da quel Marocchia che poi ci ha tradito, siamo andati a Roma Sky, abbiamo c'è il video dove parliamo e spieghiamo che cos'è successo. Silvio Berlusconi attraverso Pappalardo, va bene? Oh, attraverso Pappalardo. Dov'è Pappalardo? Si è inserito nel 2013 insieme a Leo Zagame e gli altri che hanno distratto l'opinione pubblica. E hanno timbrato come i forconi. Non erano forconi, va bene? Non eravamo forconi, va bene? E il sistema vi ha detto che erano forconi. Perché? Perché c'era Mariano Ferro, dalla Sicilia, che là non se lo cagava nessuno, non l'ha mai votato nessuno, e Lucio Chiavegato del Veneto. Quindi è arrivato lì, da Santoro, a dire io sono per l'indipendenza del Veneto. Ma noi l'abbiamo guardato e dico, ma questo veramente o si droga o scemo, capisci? Cioè vai in televisione con la gente in piazza a dire tu sei per l'indipendenza del Veneto, ma vaffanculo, ma non lo dire almeno, no? E noi, e ci ha scritto migliaia di persone, io vi do la password della pagina, andatevi a vedere quanti migliaia di persone, ma che succede? Hai capito? Allora quando tu li vedi spuntare Pappalardo, io lo so, minchia, ho fatto un bordello, no? Casini, attacchi da parte, ma la gente si è fatta di strada, perché se a luglio non usciva Pappalardo, qua oggi non eravamo in 100 quanti siamo. Avete capito? Se non usciva uno come Manocchia, oggi eravamo 100 in più. Se non usciva uno Andrea Gioia, decendi sta cosa, eravamo di più. Le distrazioni di massa, eppure ve l'abbiamo detto, c'era quel video che ho fatto sotto l'albero di mio padre, ve lo ricordate? Cioè avete visto quel video, no? Cosa dicevamo nel video? Non fate le chat, e voi avete fatto le chat, mandatevi, non puoi dire. Non fate le chat!
fate le chat, sono nate per disunire, e l'abbiamo detto nel video, e vi abbiamo detto guardate che le date di settembre cosa sono, farlocco. È stato così sì o no? Rispondetemi, è stato così? Sì. Manifestazione di un giorno? Sì. E persino Beppe Grillo, è registrato però, Beppe Grillo, dopo 4 anni e mezzo, chiami la tua gente in piazza a gridare al lupo della legge elettorale. Ma mo vaffanculo glielo dico io, faremo il vaffanculo dei per Beppe Grillo perché ero strozzo, capisci? Perché noi quando eravamo da Mattarella, quando eleggevano Mattarella, c'erano i nostri uomini, noi da soli, a dire ai 5 Stelle ma che cosa vai a fare dentro il Parlamento? Se tu entri in Parlamento Grillino, che sappiamo che sei stato ingannato pure te dal sistema, deputati grillini, poverini, non posso dire niente, io ve lo dico, io amici grillini, deputati, che non possono aprire bocca, se no vengono cacciati, testimonianze, ve le dico, E il secondo mandato è stato fatto apposta da Grillo per tenerli così le briglie, capisci? Se uno della Digos va lì a dire al suo capo, sei uno strozzo, lo sai cosa fa? Lo manda a dirigere il traffico. Non possono parlare. E gli abbiamo detto, ma se tu vai in Parlamento e voti per il capo dello Stato, legittimi questa votazione illegittima, capite ragazzi? Cosa hanno detto loro? No, noi non possiamo farlo. E anche se erano là fuori, dall'altra parte della piazza, con Vito Crimi, Rodotà, Rodotà, urlavano come dei pazzi. Ma che cazzo si grilla questo? Tanto non lo posso leggere, Rodotà, no? Era un modo per contenere la rabbia degli antisistema. Intanto ci hanno inculato con questa cosa di Mattarella. Perché dico questo? Perché se i deputati grillini, quando hanno votato Mattarella, cioè non Mattarella ma l'altro, non entravano in Parlamento, ascoltate questo passaggio perché qua dentro c'è la chiave di tutto, se capite questo. E andavano dall'allora capo di Stato che era Napolitano, il gioppino di Renzi, no? Creatore di Renzi, creatore in combutta con Berlusconi, e andavano dal capo dello Stato a dire siamo 160 deputati della Camera, sia della Camera che del Senato, noi ci rifiutiamo di votare, di prendere parte a questa votazione perché vi ricordate che Napolitano si è dimesso, ve lo ricordate? Cosa faceva il capo dello Stato per Costituzione? Qualcuno lo sa? Scioglieva le Camere. Non lo sapete, vero? Perché voi non avete letto la Costituzione. E poi io non mi devo incazzare. Ma secondo voi, in uno Stato democratico europeo, per esempio, in Spagna, o in Francia, 160 deputati vuol dire che una buona parte, forse di più sono, adesso non me lo ricordo, va dal capo dello Stato a dire, ma io non partecipo a questo ennesimo atto di forza illegale di un Parlamento illegittimo. Mi dimetto! Mi dimetto come fanno gli inglesi, mi stanno sui coglioni, però almeno su questo, sulla democrazia, gli inglesi sono in gamba. Cosa faceva Napolitano? Dimissionare. Doveva sciogliere le camere, indire il voto, e altro che votare un capo dello Stato nuovo. Ma come cavolo ti permetti? La Consulta ti ha appena detto che sei illegittimo. Ma fino a fine mandato. Ma questo è un delinquente, ragazzi. Facciamo finta. Matteo, vieni qua. Ciao Matteo. Allora, facciamo finta che lui ce l'ha la faccia d'assassino, guardatelo bene, ce l'ha la faccia d'assassino. Allora, un giudice dice, questo è l'assassino e dove vanno gli assassini? Però, dato che mi sta simpatico, te ne puoi andare a casa per 5 anni. È la stessa cosa. Ma sveglia, ragazzi! Sveglia, la Consulta ha detto, e chi cazzo c'era nella Consulta? Ditelo voi, chi c'era nella Consulta? C'era Sergio Mattarella, che ha firmato. E ragazzi siamo così coglioni noi, perché non spegniamo la televisione? Bisogna unire i pezzi del puzzle. Mattarella ha firmato per l'illegittimità di un Parlamento attraverso il quale l'accordo era quello. Tu diventi capo dello Stato, ma ti rendi conto? Ma manco la dignità, ma noi abbiamo uno come Renzi, se perdo il referendum me ne vado a casa, mo e giro col treno, ma chi cazzo se lo caga? Ma voi avete visto gente, io non ho visto, ma questo è proprio scemo. Ma lo fanno apposta, così come la Boldrini, no? Avevamo bisogno di un nemico, prima c'era la Chiesa, poi c'era la Fornero, adesso avete la Boldrini. Ma perché? Perché tutto è virtuale. I signori della Digo, sapete perché sono tranquilli? Perché è tutto su Facebook. Avete capito? Esatto. E il loro capo, quello dell'ufficio di manifestazione di Roma, che sapete, no? Che l'ho mandato a far culo sempre. Sempre, perché non lo sopporto. Perché è uno che non rispetta le persone. Mi ha detto, voi vivete di like. E io l'ultima volta a marzo ho detto, no caro, noi rispettiamo l'agnello, noi non viviamo di like, ricordatelo. Perché i like vivono gli altri, gli schiavi vivono di like, che stanno su Facebook tutto il giorno,
a incazzarsi contro la Boldini. Poi la blocca Facebook e dice, ma porca troia, hai detto t'ammazzo, scusami, è ovvio che ti bloccano, ma sei scemo. Perché l'italiano è così, ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno di andare in discoteca, perché senza la pasticca non ti diverti, ha bisogno di andare allo stadio, per quello se non diluvia oggi andiamo allo stadio. Perché è così, distrazione di massa. E tornando a Pappalardo, dietro c'è l'operazione di Berlusconi, sapete perché ancora oggi? Ve lo dico io. Come mai Pappalardo non è mai andato in televisione dal 2013 fino all'altro ieri ed è andato nelle reti Mediaset? Ve lo siete chiesto? Nulla è mai a caso in un sistema dittatoriale, economico, finanziario. È andato a Mediaset perché c'è di nuovo lo zampino di Berlusconi. E il ministro di Berlusconi, lo dico oggi, dopo 12 anni, è la prima volta che lo dico in pubblico, Gianfranco Rotondi, ex ministro di Berlusconi dei rapporti col Parlamento, pensa, un mafioso nei rapporti col Parlamento, fighissimo. Tenderini Luigi nel 2005, quando non esisteva internet, con l'avvocato Panizzo di Trieste, siamo andati ad Avellino a denunciarlo, va bene? Lui, Gerardo Bianco, quello della DC, e avevamo quasi vinto. Mi hanno trascinato via di peso a me dal tribunale di Avellino nel 2005 perché stavo per essere arrestato, perché lo stavo ammazzando i botti. Perché? Perché si è comprato l'avvocato. Ripeto, 2005. Avellino, tribunale di Avellino, è arrivato Massimo, un amico mio, mi ha portato via di peso. Scendi Gianfranco Rotondi dalla macchina, perché io mi rifiutai di dargli la mano, perché loro sono politici, no? Scendi e fa, perché non mi dai la mano, Tenderini? Ti dico, perché tu sei un mafioso, io a lavare i mafiosi non la do. Massimo vicino a me mi ha portato via di peso, perché io gli stavo saltando addosso, era nel 2005, era ancora un attimo agitato, adesso sono tranquillo. Questo è Gianfranco Rotondi, inserito che va tutte le sere a Porta a Porta. Questo è chi era il suo testimone di matrimonio? Vediamo se lo sapete. Chi è? Berlusconi, Silvio Berlusconi. Va bene? Tu c'hai la faccia da uno serio, molto tranquillo, moderato, istruito. Lo hanno votato, perché la democrazia diretta è quella. Vice responsabile. Sapete cosa ha fatto il giorno prima della riunione? Questo. Ha messo nella foto del profilo la foto di Di Maio. Mi scrivono i suoi. E dice, ma perché questo ha messo la foto di Di Maio? Che cazzo ne so io? Glielo chiediamo, no? Perché io ho messo il video di Di Maio a marzo, quando a marzo alla Camera dice che il 15 settembre i 5 Stelle andavano in piazza. Per i vitalizi, l'abbiamo pubblicato, sapete, sparito dal blog di Grillo, vietato ai grillini di pubblicarlo, perché lui disse così. Io l'ho pubblicato. Ho detto, ma scusa, siamo al 12 settembre, vi ricordate? Il 15 settembre dovete andare in piazza, dove siete, no? Allora Grillo esce dal blog, ragazzi, grillini, andiamo a Rimini il 22 settembre. Io leggo questa cosa e dico, ma lo so, pazzi. Allora, io ho pubblicato il video, si sono incazzati in culo. Ma l'hai detto tu, mica io. Questo ce l'hanno mandato, perché sappiamo che siamo gente semplice, no? La riunione è stata deviata, massacrata, mi hanno massacrato, io non c'ero. Me ne passa una parte, e vado tutto pazzi. Gente astuta, capisci? Gente che tu la guardi e dici, mica questo è serio. Ma se io sono là, la democrazia diretta è quella. Tu credi a lui? È così, perché ci facciamo menare per il naso. Allora iniziamo a provare a pensare e a unire i pezzi del puzzle. Quello è il lavoro che noi stiamo facendo da anni, da anni, da anni. Ma i tempi non erano pronti. Sai come dici, no? Tu magari vedi le cose in un'angolatura. Magari tu stai all'estero da 10 anni e riesci a renderti conto dopo 10 anni di estero che gli italiani sono rincoglioniti, sono fuori di te, perché non si ribellano. Ma io dico, anche per far ridere un po', no? Così sforziamo un po' l'attenzione, no? Ma una come la Fordero, ma secondo voi, in Inghilterra cosa gli facevano gli inglesi? Gli inglesi bevono, ragazzi, non è che sono come noi, non si fermano. Cosa gli facevano? La trovavano sotto il ponte, come si chiama il fiume londinese? Lo trovavano là sotto. No, noi non lo facciamo. Non auspico questo, ma era per farvi capire che solo il popolo italiano ha subito. Perché? Perché ascolta ancora i partiti politici. Ascolta ancora persone come Grillo che sono stati inseriti dal sistema. Voi ancora non ci credete. I grillini che escono dai 5 Stelle sono nostri sostenitori. Sanno cosa sto dicendo. I meetup sono virtuali. Voi siete reali. Questa è la differenza. E grazie al cazzo che io ti voto uno virtuale nel mio gruppo, manco lo conosco. Voi vi conoscete, noi ci scanniamo, ma ci conosciamo. Domani cos'è la meritocrazia? Questa è la democrazia diretta. Ciao Katia,
dove tu conosci le persone, in un paesino, in un quartiere, ciao, e dove inizi a conoscere c'è quello più istruito, giusto? C'è quello un po' più ignorantello, c'è quello educato, c'è quello moderato, c'è quello, c'è il professore, c'è il medico, no? Allora, dopo un mese, due mesi, tre mesi, un anno, fate una votazione e dite, ascolta, secondo me questa persona qua potrebbe essere consigliere comunale, per esempio. Non è quella la meritocrazia. Chi lo decide? Lo decide il popolo. Il popolo è. Allora noi stiamo attuando la Costituzione. Noi siamo qua dei pazzi che gridiamo, stiamo giocando la nostra vita per voi. Ciao Stefano, solo perché noi vogliamo rispetto della Costituzione, dove sia il popolo a decidere chi sono gli eletti. E hanno creato i 5 Stelle per portare tutti i facebookattari là. Difatti, la classica frase sotto elezione del 2012 qual era? Vota 5 Stelle, vota 5 Stelle, vota 5 Stelle, i facebookattari. Noi ai tempi non potevamo sapere fino a quanto sarebbero arrivati. È così, ragazzi. Allora perché voi 5 Stelle non siete usciti dal Parlamento, siete andati dal capo dello Stato a dire noi ci rifiutiamo e ci rimettiamo? Napolitano era obbligato, dimissionario, a mandare al voto la gente. In Belgio sono stati 18 mesi senza Parlamento, ma chi se ne frega se quello dimissionario gli dice ascolta, sei dimissionario, ti mettiamo in un pensionato, ti paghiamo noi, rimani là capo di Stato virtuale, tanto capo di Stato non fa la sega. L'unico compito che gli ha dato la Costituzione è sciogliere le gambe. Avete capito? Lo sapete voi, no? Non ha nessun potere, nessun potere. E forse il capo dello Stato a livello mondiale che ha meno potere di tutti. In Francia, sapete, in Francia, no? Sarkozy, che cazzo si è fatto? Sarkozy ci ha fatto la guerra. Ci ha obbligato ad andare in guerra con gente che noi non... ha usato le nostre basi. Ma chi gli ha dato l'autorizzazione? E così noi siamo sempre stati usati. Siciliani, c'è qualche siciliano? No, perché... bravissimo. Mi capirai. I siciliani sono stati usati come merci di scambio. Gli americani sono entrati in Sicilia, io ho pubblicato sul mio profilo, andate, un vecchietto di 95 anni, e Mario, quando l'ho fatto? 6 mesi fa. Era nel genio militare in Sicilia quando sono arrivati gli americani e mi ha spiegato cosa è successo. Sui libri di storia non te lo dico, ma c'è l'intervista, c'è, dove ci spiega che gli americani sono arrivati, mica hanno chiamato, che ne so, il sindaco del paese, quello delle regioni, ha chiamato i mafiosi davanti a lui. Where is mafia? Li hanno convocati e detto ragazzi, noi dobbiamo passare. We go. Come facciamo? No problem. I mafiosi, che una volta c'erano, no? Non è un problema. Mi dai la Sicilia e io ti faccio passare. Ma secondo voi stia cazzo di americani, perché non sono passati, che ne so, dalla Liguria? Perché non sono passati, che ne so, dalla Basilicata? Perché non sono passati dalla Campania? Perché era così, ragazzi. Era così, era destinato. Poveri siciliani sono stati stuprati negli anni 50, già prima, no? Popolo sfigatissimo, no? Allora, perché i siciliani risvegliati sono più incazzati degli altri, più pericolosi? Perché così sono passati gli americani un accordo. Ma non ne siamo mica negli anni 50, eh? La mafia sta a Roma, la mafia sta a Roma! Con la giacca e la cravatta, ve l'hanno detto! Li hanno mandati nelle università. Li hanno mandati nelle università a studiare economia. I mafiosi sono i parlamentari, quasi tutti. Voi non ci credete, lo so, perché voi li vedete in televisione, sanno parlare bene, sono educatissimi. Sono così, sono attori cinematografici. Allora, nel momento in cui voi capite l'inganno, vi sentite da soli come dei cani, dicevo che cazzo faccio, mi arrabbio, me ne vado via da lì, cioè me ne vado da sto paese di merda. È vero o no? È vero. Noi abbiamo deciso ancora di non andarcene. Proviamo l'ultimo tentativo. Io ve lo giuro, proviamo, dobbiamo vincere, perché sennò ragazzi è finita. Se questi vanno in campagna elettorale, fanno altri 5 anni così, è finita. Non c'è più niente da spolpare. Studiatevi l'ERF, ve l'abbiamo detto, no? Non stiamo scherzando. Allora qual è l'unico mezzo che voi avete per uscire da questo grande inganno, dalla morte di un popolo che vi tocca personalmente? E attuare la democrazia diretta con vincolo di mandato. Non c'è altra strada se non questa. Ma per farlo bisogna fare in modo che gli italiani la conoscano. Ma se non abbiamo le televisioni, non abbiamo i mass media, non abbiamo la lira, come si fa? Come si faceva una volta? Con la testimonianza. Con la parola, col verbo, capisci? Vai a parlare col parrucchiere invece di parlare delle cazzate, gli dici, caro parrucchiere, sai cos'è la sovranità monetaria senza signoraggio bancario? Ah, non lo so. Allora l'ho fatto io con loro.
prima gli ho fatto vedere, gliel'ho spiegato, ma ancora non lo sapeva. Così come da questura di Napoli andai a marzo, erano 25 ispettori, gli ho spiegato cos'era. Quando sono uscito da là lo sapevano pure loro per forza. Ma la tipica risposta è: cosa posso fare io? Ma come cosa puoi fare te? La democrazia diretta è là per te, ce l'hanno insegnato gli uomini preistorici. Ve l'abbiamo detto nella diretta, l'avete vista nella diretta di un pazzo che grida come me. La preistoria, l'uomo preistorico, era nomade, no? Non aveva niente, viveva 25-30 anni, poraccio, si ammazzava, no? Cacciava, cosa doveva fare? Quando hanno scoperto il fuoco, voi sapete com'è andato, no? È arrivato un fulmine, pacca. E quello dice: che cazzo è? Boh, lo doppia e si brucia. Allora, lui si è bruciato, l'altro no. Allora, hanno capito come fare il fuoco. Nel momento in cui c'è stato il fuoco, sono nate le società, le tribù, hanno detto: cazzo, c'è il fuoco. Che cosa si può fare col fuoco? Posso scaldare la casa, scaldare l'acqua. Mi scaldo, che c'ho freddo. Cazzo, è nata la tribù. È nata la democrazia diretta. È nata la democrazia diretta. Dove in un gruppo di, qua siamo con adesso 100 persone, 150 persone, hanno iniziato a suddividersi i compiti. A dire: guarda, questa mi sembra una persona saggia, gli facciamo fare il portavoce della tribù, che ne so io, del Congo. Tu invece, che sei per robusto, ti fai mezzo chilometro a piedi, ti vai a prendere l'acqua e la porti nel villaggio, tutti i giorni alla stessa ora. Tu invece, che hai la faccia un po' più esperta, ti insegno a cacciare, spari con le frecce, e quella è la democrazia diretta. I greci sono arrivati dopo, a livello filosofico, no? A dire: cosa facciamo? Qual è l'unico modo che hanno i popoli per liberarsi? Era la democrazia. Ma la democrazia, ragazzi, intesa da loro, non esiste nessun paese del mondo, penso, eh? Dove persino, parlo bene dei romani, tu pensa, quando c'era, no, questa grande camera, dove c'erano, no, quelli eletti dal popolo, no? Anzi, a cui non erano eletti perché erano capi, che ne so, delle famiglie, dei casati, no? Ma c'erano le discussioni, l'avete visto i film, no? Ai tempi di Cesare, si discuteva, pure Cesare, che era il re, doveva ascoltare, era obbligato, e ascoltava tutti quelli che si scannavano, no? Così, ma non è comunque la democrazia diretta. La democrazia diretta è l'unico strumento che noi abbiamo per far sì che la Costituzione italiana venga rispettata. Ma perché se tu lo sai che non viene rispettata, quale arma hai tu, poverino, se non sei in un partito o un sindacato o dei 5 Stelle? Cosa fai? Ti limiti ad incazzarti. Ti hanno dato Facebook e ti incazzi da sopra. Ma non hai nessuno. Voi siete qua, mica per caso. Voi avete voluto venire qua, vi siete conosciuti prima su internet, poi nei gruppi, magari altri non vi conoscerete, ma ecco perché oggi è l'inizio. Ognuno di voi oggi qua è per un compito specifico. Da qua oggi può partire questo grande movimento popolare che parte dal virtuale al reale, perché abbiamo già visto cosa è successo in un altro movimento dove sono rimasti virtuali e per 10 anni sei sicuro che tanto sono quelli gli eletti e ti inculano comunque. Allora, qual è la soluzione? Siamo partiti da qua mica a caso, eh? C'erano tante piazze a Roma, eh? A noi ce ne sono andate sempre tante, Piazza del Popolo, bellissima. C'è andato a Piazza Montecitorio, c'è andato quella della Metro, non mi ricordo neanche. Perché siamo qua oggi? Perché? Perché qua c'è una cosa che si chiama Procura della Repubblica. Guardate quanto è grande. Questa mi hanno spiegato che copre tutta Roma e la città. 4 milioni di persone. Qua c'è la soluzione dei nostri problemi. Ve lo dico, registrate questa cosa che rimane. Là dentro c'è la soluzione del problema degli italiani. E se oggi invece di essere 200, 250 eravamo 1 milione di persone, domani mattina tu metti in fila 2 persone per 1 milione di persone. Ragazzi, arriviamo a Firenze. È così, ragazzi. È così. Ma finché la gente non va a sbatterci il naso, non lo capisce. Basta un giudice, uno su 9.000, l'ha detto c'è Pignatone, la Procura della Repubblica, difatti la denuncia è rivolta a chi? Alla competenza, no? Chi è che ha competenza su queste materie banche, cioè dei banchieri, dei trattati europei, della Costituzione? Dov'è Roma? Non è la capitale. E allora qua c'è il procuratore di Roma. Mi hanno già detto che domani non c'è, magari dopo domani c'è, che ne so io. Noi chiederemo udienza a Pignatone e gli diremo: ragazzi, oggi siamo, che ne so, 500 persone, domani mattina, non lo so, perché arriveranno anche altri. No? Oggi vanno a Cagliari, Bolzano, domani inizia Torino, terza casa, la sigaretta si è spenta, ecco, perché le sigarette adesso non sono più come la voglia. Poi fanno schifo, eh? Perché quello che ci mettono dentro per far spegnere la sigaretta, secondo me non fa bene. Quando saremo, volete, sapere, faremo le sigarette nostre. No,
quindi capite ragazzi la storia, il problema, la soluzione là, e l'avvocato Marra, per quanto limitato sia a livello umano, no, è così, io sono litigato qui, siamo andati a far culo, ma lui c'ha la sua linea, c'ha il suo percorso e noi abbiamo il nostro, ma ci ha indicato una strada, che è quella ragazzi, voi state dando una lezione a 60 milioni, non lo sapete ancora, ma grazie a quello che voi farete da domani, che noi faremo, io sarò il primo, insieme a chi vuole venire con me, a entrare alla vendita. Ci siamo messi d'accordo con la questura, con loro, gli uffici aprono dalle 9 all'1, ma essendo che comunque questa procura qua non è la procura che ne so di Bari, la procura di Roma, c'è un casino, faremo la coda. Va bene ragazzi, abbiamo aspettato 70 anni per arrivare a capire che qua è il problema. Aspetteremo un'ora, va bene. Non leggeremo il giornale nel frattempo, guarderemo Facebook, guarderemo qualcosa, parleremo, ci comunicheremo. Cosa hai fatto questa volta? Hai fatto un sogno? Hai fatto le scorreggi, di la verità. Eh sì, io ti vedo dalla faccia, scusami. Un'ora, stiamo là e piano piano andiamo a portargli la denuncia. Così faranno da domani nelle città e avanti, avanti così. Quando siamo sicuri che sono numeri grossi, chiediamo l'incontro con Pignatone, che sicuramente non può scappare sempre, no? Domani ci saranno altre persone, ci sarà questo manifesto che a marzo avevamo fatto con l'avvocato Marra e non l'abbiamo mai aperto perché non c'erano i tempi per farlo. C'è un tempo per ogni cosa, questo è il tempo di usare la testa. Allora se gli altri ti mandano in piazza per la legge elettorale, tu ci pensi un attimo e dico, ma come dopo 4 anni e mezzo mi chiami in piazza per la legge elettorale? Ma porca troia, ce l'hanno fatta passare 4 anni e mezzo, la Fornero ce l'ha fatta passare o no? Ce l'hanno fatta passare tutti, ma con la fiducia ragazzi. Berlusconi, che poi sono andato a leggermi le carte, fu Berlusconi che iniziò con sta fiducia, io manco sapevo che cavolo fosse. Non lo sapeva nessuno perché fino alla Prima Repubblica c'era la discussione parlamentare, c'era Radio Pannella, come si chiamava, che ti diceva le cose, se volevi non c'erano i 5 Stelle, no? Non c'erano i video dei 5 Stelle, no? Che ti girano su WhatsApp, tu lo guardi, minchia, come parla bene, no? Poi però quando è ora di scendere in piazza col popolo, non scendono perché vanno nelle loro piazze, ma quella è l'opposizione ragazzi. Ma la Lega Nord è l'altra opposizione, quando l'Italia, l'italiano ha deciso no, ha detto no al referendum, quello se fossi stato io, capito, con il potere di Salvini o di Grillo, della Meloni o di chi per esso, ma io andavo in televisione a dire ragazzi siete ancora qua, io sono già a Roma, ma venite tutti ragazzi, ma scusa il popolo italiano 60% sapete, allora, 30 milioni e 50%, 60% quanto sarà? 35-36 milioni di italiani hanno messo la X. Oh ragazzi sveglia, facevi così guarda, a Roma venivano tutti, anche quelli che non erano dei partiti, infatti io nessun partito, voi pure sareste scesi a Roma immagino, se vi chiamava Grillo, Berlusconi insieme, invece Grillo il trucco è noi non ci mettiamo con nessuno, ma brutto stronzo, ma in tutto il mondo si mettono insieme, in Turchia sono andati contro Erdogan, sapete chi è Erdogan? Oh ragazzi, in Spagna c'è il re, sono andati in piazza, gliene fregava niente, spagnolo, capisci? Gli egiziani hanno ammazzato quello con la pila, poverino, per una licenza. Voi sapete come è iniziato nell'Egitto, questo è lo spirito rivoluzionario, mi piace, vai. Hanno ammazzato un poverino con la pila, come si possa male, ecco uno che chiede la licenza per andare a vendere sigarette, che ne so, le arance, il comune ha detto no, tu non hai diritto. Questo ha fatto casino, l'hanno ammazzato. Ma gli egiziani mica sono come gli italiani. Gli egiziani, ragazzi, provate a toccare un egiziano in un paesino di 5.000 persone. Sono cazzi tuoi, Sono scesi in piazza, Piazza Tahrir è l'esempio. Noi dobbiamo essere come Piazza Tahrir. Questa piazza è persi piccola, capisci? Io l'ho detto a loro, noi le tende non le mettiamo qua. Per rispetto. Perché questa è la manifestazione dove noi educatamente, civilmente andiamo a dare le denunce. Dopo ci metteremo d'accordo come fare la giornata di domani mattina alle 9 qua, 8:30, no, dalle 9 all'1 iniziamo a portare queste denunce. Non basterà domani? Speriamo di no, vuol dire che siamo in tanti di più, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera. Ma capite che se un anno fa scendeva il popolo, cosa succedeva? Si andava al voto. Ma allora non è vero che il popolo non vuole andare al voto, Grillo, Salvini, Meloni e l'altro non mi viene, e Berlusconi non volevano andare al voto, semplice, perché in qualsiasi paese del mondo il governo propone un referendum costituzionale, mica la riforma se tu vuoi mettere le scarpe rosse o blu, la costituzione, hai perso, in Inghilterra se ne andava a casa la sera stessa, Farage,
ha fatto uscire l'Inghilterra dall'Europa, cosa ha fatto? Si è rimesso. Avete capito lo spirito inglese? Gli italiani cosa fanno? Sta facendo... sono troppi bambini qua. Renzi e la Boschi. La Boschi. Ti andrebbe bene, capisci? Quando riapriremo le case chiuse chiederemo alla Boschi di fare questo lavoro, perché sa fare quello. Vai in televisione, no. Ma scusatemi, ma com'è possibile che un presidente del Consiglio va in televisione, ma manco in piazza, un video dice su YouTube, l'ha detto su YouTube, sto scelto. In televisione! Ragazzi, io vado a lavorare se perdo il referendum. Questo sta girando l'Italia a nome del PD, segretario del PD, esiste ancora il PD. Ma capisci che questa qua si chiama istigazione a, come si dice, non è, a far violenza. Perché dico, ma sei cretino, c'è ancora qualcuno che ci crede. Ci sono testimoni che a Savona, quando Renzi venne a Savona, voi dovete sapere che io ho proprio un'amica carissima, però lo dico piano, che è la dirigente d'Antigos di Savona. Io conosco quasi tutti da questi due, li voglio quasi tutti bene. Questa proprio non c'è verso, ha denunciato, c'è ricorso. Testimonianze, ho pubblicato il video nel mio profilo, eh. Entro in piazza dove c'era Renzi, mi bloccano tre della linea. E che sto facendo? No, tu non puoi andare alle transenne, le transenne erano come dire, che ne so, da qui a quella lì grigia. E dico, ma come no? Voglio fare la diretta Facebook dalla transenna quando arriva quel pirla, no, cioè non gli ho detto pirla, ma l'ha capito, no? No, tu non puoi andare. Ma dico, ma c'ho qualche restrizione del prefetto, del questore? No. E perché non ci posso andare? Ho avuto due piantoni, come loro, uno qua e uno là, ho dovuto fare il video da là e me l'ho pubblicato nel mio profilo. Dico, ma cosa ho fatto? No, non c'hanno paura, perché è così, voi non vendete, è una dittatura soffice, leggera, come le supposte che vi infilano ogni volta che accendete la televisione. Continuate a guardare il telegiornale, pecoroni, bravi, quello è la dittatura sottile. E difatti perché Putin, sta arrivando giù il Cristo e la Madonna, Putin è l'ideatore della democrazia, della dittatura democratica, lo sapete voi? E adesso tutti dicono, oh, se noi avessimo Putin. Provate a chiedere a Vladimir, dov'è? Vladimir! Che è nato a Mosca. Chiedeteglielo. Bravissimo, Putin, bravissimo. Dovete studiare le cose. Noi non abbiamo bisogno di Mussolini. Non abbiamo bisogno di Berlusconi. Non abbiamo bisogno di Renzi. Non abbiamo bisogno di questi. Questi vanno in galera tutti, dal primo all'ultimo. Voi avete bisogno di una cosa sola, sperimentare la democrazia diretta con vincolo di mandato, eleggervi, voi siete il popolo, attraverso la meritocrazia che scoprirete della bellezza di vivere la democrazia diretta. Domani andate in Parlamento, però almeno non fate come me, fatevi la bamba, e toglieremo pure quella legge del cavolo dove chi entra in Parlamento deve avere la giacca e la cravatta, ma vaffanculo, io sono così e il Parlamento scendo con la maglietta. Chiederemo il cambio della norma. Ma scusami ragazzi, ma dove sta scritto sta roba? Siamo mica a messa al funerale. Non è un funerale quello. Il Parlamento deve essere una cosa bella, dove tu vieni rappresentato, scendi la televisione domani, dici porca miseria, c'è quello che conosco, che prima faceva il pizzaiolo, un buffo all'onorevole. Sapete chi sono gli onorevoli oggi? E poi concludo, perché sennò starei qua tre ore, ma dato che c'è questo tempo incerto, ecco, noi siamo così, no? Arriva il maltempo e ci prepariamo già. Calma, quando arriverà ci metteremo sotto il ponte. Tu Paolo no, perché sì, conosco, ci sta, tutte le sarà. È così, ragazzi. La democrazia diretta è l'unico strumento che noi abbiamo per espanderla. Se 60 milioni di italiani lo capisco, dopo che li andiamo ad arrestare tutti, speriamo che i magistrati lo fanno. Se non lo fanno loro, andremo dal capo di Stato Maggiore dell'esercito a dirgli siamo un gruppo di italiani, un giorno, due giorni, un mese, due mesi, nelle città d'Italia, e attraverso i nostri fratelli delle forze dell'ordine gli diremo guarda, qua c'è il mandato d'arresto popolare, ma mica me l'ho inventato io, è dalla Costituzione. Ci abbiamo 100.000 denunce, cosa dobbiamo fare? Questi vanno arrestati, allora dopo che li arrestano tutti c'è un problema tecnico. C'è un problema tecnico, le carceri sono già piene. Dobbiamo andare a votare, ma la Costituzione dice che deve essere Sergio Mattarella a farlo, allora andiamo da Mattarella, seguiamo la Costituzione. E se oggi siamo in 200, domani siamo in 300, dopodomani siamo in 1000, 10.000, arriveremo, ma questo dipende da voi, per quello vi diciamo siate luce,
siate fiammelle, perché quello che voi avete capito in questo periodo, in questo percorso, e lo portate, per quello adesso faremo dei gruppi, prima di andarsene, faremo dei gruppi, Vlad non so se è arrivato, da 5, da 6, dove oggi pomeriggio, anche se piove, diluvia, chi se ne frega, andiamo in giro per Roma col volantino nostro. Stanno arrivando i volantini nuovi, 50.000 ne abbiamo fatto, è stata fatta una raccolta fra di noi, arrivano a casa di Vlad, quelli nuovi, per i romani. Questa settimana qua facciamo così, come nel 2012, loro c'erano, andavano davanti all'Università La Sapienza a parlare con i ragazzi, la sera andavano nei posti dove c'erano i giovani, i romani portavano da mangiare ai ragazzi. Testimoni dove, Gabriele? Là. Portavano le cose usate ai romani, facevamo gli appelli e loro vivevano di quello. Andavano per strada e vendevano, che ne so, il libro, 5 euro e con quei 5 euro mangiavano. È così. Allora, se ci crediamo e capiamo perché siamo qua, oggi è l'inizio. Ciao Fabio, oggi è l'inizio. 5 novembre è la festa mondiale, stiamo aspettando per il fuso orario di capire cosa succede ad Amsterdam, cosa succede a Londra, cosa succede a New York, è la cosa un po' più preoccupante. New York. Vediamo, adesso noi siamo qua, vediamo cosa succede. Ma vi ricordo, ragazzi, cosa c'è dopo la tempesta? Sereno. C'è il sereno, c'è l'arcobaleno. Guardate là, tre colori abbiamo, bianco, rosso e verde. Non è un arcobaleno questo, voi siete l'arcobaleno, guardate. Per portare la luce e la verità c'è un modo solo, se siamo censurati. O occupiamo la RAI per la gioia del dottore, oppure andiamo in giro a parlare con le persone. E nel momento in cui oggi siamo 200, domani siamo 100.000, siamo milioni, come negli altri stati, l'ultima cosa, dottore, poi mi vai a offrire un caffè, però, è questa. Sapete in Spagna quanti ragazzi hanno iniziato la rivoluzione spagnola? No? No? Brava! Cecilia è stata attenta. 7 ragazzi spagnoli, 2012, sono andati davanti al Parlamento, hanno dormito là. Loro erano in 5 e non li ha cagati nessuno. La polizia spagnola ha avuto l'ordine, ma adesso con i cataloghi, hai visto che cazzo fanno? Li hanno menati di botte, proprio li hanno picchiati, perché hanno detto che volevano stare là. C'è stato uno come lui che gli ha fatto il video. Questo video, c'è la lingua lunga, questo video ha fatto il giro della Spagna, il giorno dopo erano 500, poi 1000, sono arrivati a 500.000, sono arrivati a 1.000.000, è nata la rivoluzione spagnola, 2012. Allora noi non siamo in 7, non siamo neanche in 1.000.000, ma cosa vuol dire? Se ognuno di voi è risvegliato e ha capito questo discorso qua, e sapete che cosa dobbiamo fare, dobbiamo seguire i binari della democrazia e della Costituzione. Tutti gli altri leader che non seguono quelle, fingono, si sciacquano la bocca con la Costituzione. State attenti, state attenti. E la resistenza pacifica sarà per quello. Quando saremo in tanti, tra qualche giorno qualcuno si fermerà, qualcun altro tornerà e i romani speriamo che ci diano una mano, domani ne arriveranno altri. Quando i numeri saranno grossi, dipende da noi, allora andremo dove dobbiamo andare, andiamo al Quirinale, andiamo al Parlamento, perché a un certo punto questi si renderanno conto che se siamo in pochi cosa fai? Ma proprio perché siamo pochi ma buoni, pochi, sai che c'è quel detto, pochi ma buoni, cioè il vostro compito è chi torna a casa adesso, questa sera, domani, dopodomani, o chi si ferma qui con noi, non possiamo perdere tempo, si dorme 8 ore al giorno, ve lo dico io, 8 ore al giorno, perché è massacrante, bisogna organizzare i gruppi, adesso non pioverà, aspetta un attimo, 16 minuti. Aspetta 16 minuti, giusto? Ci organizziamo, andiamo, studiamo oggi, se diluvia no, perché è inutile, vai col volantino bagnato, cioè lo butti, capisci? Vediamo cosa fare. Stanotte anche ci organizziamo adesso, vediamo dove andare. Domani mattina appuntamento qua è alle ore 9, 8 e mezza 9. Ciao, portatevi le denunce, chi non ce l'ha non si preoccupa. Allora, alzi la mano chi non c'ha la denuncia, alzi la mano. Su, bravi, siete stati bravi però. Avete portato anche 100 volantini a testa? Ecco Cristiano. Comunque non vi preoccupate, c'è l'ispettore.